sarà un video diverso dal solito. Sto, diciamo, cioè non sto con mia sorella, mia mamma, insomma tutta la mia famiglia, ecco, non sto, non parlo al singolare ma parlo al plurale perché si tratta di una cosa familiare e quindi ci tengo a condividere con voi tutto quanto per bene e dal principio, dall'inizio e via dicendo. Oggi stiamo facendo un progetto veramente speciale e tutto sommato molto molto carino che ci tenevo tantissimo a condividere con voi visto che stiamo in estate, ormai la stagione si è stabilizzata, qui da me a Roma oggi fa un sacco caldo, un'afa pazzesca, quindi diciamo che, cioè no, diciamo, la stagione estiva è arrivata a tutti gli effetti e con lei arriva anche la questione di andare al campeggio, di riaprire gli spazi che abbiamo fuori, magari chi ha un giardino, chi ha una terrazza come me ad esempio e via dicendo, quindi è giunto il momento, la sera comunque sia, quasi tutti lo facciamo, chi ha lo spazio e chi non, di mangiare all'aperto per prendere un po' d'aria fresca per quanto possibile e via dicendo. Quindi il progetto che oggi farò con voi è come abbellire un punto della casa in maniera creativa, semplice, veloce e che fa scena e effetto in sé per sé. Perciò io vi porterò in tutto e per tutto in questo progetto fantastico che abbiamo deciso con mia sorella, insomma con tutta la mia famiglia, ecco, visto che erano ormai anni che non mangiavamo più in terrazza e perciò vedrete passaggio per passaggio tutto quanto per bene. Adesso andiamo di là in cucina perché i lavori già sono incominciati, mi fa male il braccio, i lavori già sono incominciati per organizzare tutto quanto per bene, ma io non vi preoccupate, vi spiegherò passo per passo tutto ciò che stiamo facendo, ma anche perché lo vedrete. E a fare questa piccola introduzione, anche se è venuta 2 minuti e 5, vabbè, ma sapete che io parlo tantissimo, quindi è venuta un'ampia introduzione giusto per portarvi in questo fantastico progettino di creatività o quel che sia. Basta, la smetto di parlare e andiamo di là in cucina perché è incominciato già un bel primo passo. Questo tavolo perché vi faccio vedere il materiale di cui avrete bisogno se in caso vi volete ricreare un qualcosa del genere o che comunque sia, magari siete curiosi di sapere che cosa stiamo utilizzando, cosa stiamo tagliando e tutto il resto. Metto il telefono qui perché mi dà impiccio. Allora, abbiamo bisogno, casomai, perché c'è mia sorella alla videocamera, in qualsiasi momento dimmi se sbaglio. Non preoccuparti. Perché io con i materiali per la creatività, allora, partiamo dal presupposto che io con la creatività non vado tanto a braccetto, quindi ciò che stiamo realizzando è anche spunto, anzi soprattutto spunto dall'ingegno di mia sorella che è dietro la videocamera. Wow. Allora, il materiale di cui avremo bisogno sono un pannolence, giusto, pannolence si chiama, sì, questo materiale, ok, giallo, un pannolence verde e un pannolence, allora ragazzi perdonate se alcuni li vedete già tagliati, ma in realtà erano tutti fogli grandi così. Quanti sono grandi questi fogli? 40x60. 40x60, li trovate in ogni negozio dei cinesi, cartoleria, anche dai cinesi si trovano perché in tutta Italia ormai stanno. Quindi li trovate in maniera molto facile. Negozio di belle arti. Sì, ok. Sono facilmente reperibili. Quindi trovate dei fogli grandi così e noi li abbiamo presi verde, come vi stavo dicendo. Poi ve lo faccio vedere giallo perché sta abbastanza, vedete, già abbiamo tagliato qualcosa, quindi giallo. E l'abbiamo preso, cioè l'avevamo preso bianco, ma già abbiamo incominciato a creare tutte le nostre margherite. Perché il tema che faremo dietro, cioè no dietro, che faremo sulla terrazza, perché dietro, che faremo sulla terrazza è ispirato in base alla tovaglia che abbiamo. Ma tanto poi vedrete tutto quanto per bene. Quindi stiamo già incominciando, o perlomeno già da un bel po' abbiamo incominciato. Anzi no, mi manca qualche materiale, mi sa, sì. Sì. Perdonatemi, mi manca qualche materiale e... come si chiamano? Organza. Organza, brava mamma. E la facciamo vedere già aperta. Sì, sto un po' divagando perché a forza di vedere tutte queste margherite mi scordo il materiale. Quindi ritorniamo un attimo al materiale. L'organza l'abbiamo presa sul dorato. Che cos'è? Un dorato? Sì. Sì, sì, che e abbiamo preso abbastanza barato, cioè abbastanza rotoli, ecco, nastri. Perché la terrazza è bella grande, ma soprattutto il gazebo è abbastanza alto. Quindi meglio avere più materiale che poco, quindi abbiamo preso 3 rotoli da, quanti sono? 14 per 9 metri, 14 centimetri per 9 metri e sono uguali, vedete sono gialli, sono sul dorato che poi oro, una volta sì, messi così si rifà il colore, altrimenti così sembrerebbero trasparenti, si vede bene dalla sì, videocamera? Sì. Quindi li mettete così, ma tanto poi vediamo tutto quanto per bene. E poi l'ultimo materiale, e poi ho fatto vedere tutto questa volta mi sa, abbiamo comprato questi 3 pacchetti di foglie finte.
Eccoli qui. Vedete, sono foglie in plastica, è tutto materiale che si anche no, sta... No, è stoffa, non è plastica. No, penso sia plastica, no. Mamma, questa qui, eh. Stoffetta. Vabbè, stoffetta plastica. Misto diciamo. Stoffa plastica. Sì. Comunque abbiamo materiale poliestere. Brava mamma. Grazie mamma per... per l'intervento. Comunque sì, abbiamo scelto, e mi raccomando, scegliete tutto materiale che se metti caso può piovere, perché siamo in estate, ma... gli acquazzoni, i temporali ci possono essere, scegliete materiale che se anche sta sotto l'acqua, insomma, non vi si rovina tutto il lavoro, giusto? Giusto, beh, sotto... in cartoncino non si poteva fare. Anche perché, sì, anche perché il cartoncino, per quanto sia dopo si rovina se c'è un po' di vento, ci può certo. stare, ecco, quindi pensate a tutti i momenti atmosferici. Allora, detto questo, il materiale ve l'ho fatto vedere tutto quanto per bene. Facciamo vedere come viene una margherita. Sì. Le foglie si sono viste? Sì, sì. Ok, perfetto. Allora, qui abbiamo già incominciato a lavorare e abbiamo fatto uno stampino in cartoncino che ha fatto mia sorella, perché lei è precisa e tutto quanto. E noi siamo le operaie che stanno tagliando, sì, giusto? Giusto. Brava. Inquadra un po' la mamma che sta... Sto tagliando. Al taglio della margherita. Bravissima. Grazie. Quindi mia sorella ha fatto... Tonnellate. Tonnellate di margherite. Quindi mia sorella ha fatto uno stampino in cartoncino, vedete, proprio il cartoncino classico, giusto, quello lì normale, sì, sì. Ecco. E quello lì degli F4, per farvi capire, quello lì che sta alla fine, quindi se avete bambini in casa che hanno gli F4, quel cartoncino finale è perfetto. Abbiamo fatto uno stampino e poi l'abbiamo messo, adesso ve lo faccio vedere, con sfondo verde, però in realtà era questo qui bianco, questo. L'abbiamo messo così e abbiamo fatto il contorno tutto con... o con la penna o con la matita, in base a come siete più precisi. Poi ovviamente, come sta facendo mia madre, la state vedendo all'azione, sta tagliando tutto quanto per bene. Ovviamente ci sarà un po' di spreco, come state notando, però vabbè, è normale, come tutti i lavori del resto, creativi o non. Ed ecco qui le margherite, fammi un po' vedere man mano che sta... Ah, facciamo vedere, ecco. Questa. Allora, vedete qui mia sorella, cioè io e mia sorella, insomma un po' tutti abbiamo ricalcato con lo stampino forma. Che è questo qui. La forma e poi la si ritaglia per farla venire così. La quantità di margherite la scegliete in base a quanto volete, che questo qui lo rimettiamo un attimo qui. La quantità di margherite l'abbiamo scelta in base a alla grandezza del foglio, del posto dove dovete abbellire, tutto quanto per bene, giusto mamma? Giusto. Perfetto. Allora, qui sono all'incirca, quante le già avevamo contate? 24 margherite. Più le fate precise e più è bello da vedere, quindi massimo precisione, sì, abbastanza precisi, ecco. Vedete, vengono tutte quante così, sono tantissime, vedete proprio il tavolo in azione più totale, anche puoi, prima stavo puoi tagliando. Prenderci questa margherita questa già qui? Composta? Ok. Già attaccata? Ah no. No. Poi dopo gli facciamo vedere come attacchiamo tutto quanto per bene. Comunque con già colla dico, caldo. Con la colla a caldo, giusto? Ma sì. Tanto verranno tutti i passaggi per bene. E la margherita verrà così, vedete? Poi abbiamo anche qui... Poi tutti... spiega che cosa faremo. Sì, tempo al tempo. Vedete, abbiamo già fatto... Anche qui abbiamo preso, ad esempio, uno scotch e abbiamo preso la forma qui. La fate con la matita o con la penna, in base a... se avete bisogno più di vedere o se va bene la matita, però è meglio fare con la matita perché se già avevamo fatto l'esperimento con la penna, altrimenti sì. Si vede il contorno e non è carino. E non è tanto carino, quindi fatela con la matita, magari lo ricalcate meglio e insomma vedete per bene. La mamma procede come se non ci fosse un domani a tagliare margherite. Stanotte ci sogneremo anche le margherite, evidentemente. Quindi allora leviamo i nostri nastri qui e già vedete? Già vedete, parlo al singolare e poi al plurale, vabbè. Già abbiamo tagliato un po'... come si chiamano questi qui? Il centro della margherita. Non ha un nome. Sì, ce l'ha, ma non lo so. Ok, non ha... fioragli in ascolto o quel che sia. Fate finta di nulla. Fate finta di niente. E quindi vedete... La corolla. No. La... come si chiama? No, la corolla sono i vedali. Questa è se la lo corolla. Sapete, per favore scrivete. Scrivetecelo sotto nei commenti che cos'è quello che sta al centro della margherita. Quindi abbiamo cominciato anche a ritagliare il centro della margherita. Eccolo qui. E faremo qualche fogliolina dopo. E faremo con qualche questo. Fogliolina dopo con questo. Casomai ve la facciamo vedere direttamente in diretta, vabbè, è uguale. Come le facciamo le foglioline? Mo vediamo, dobbiamo studiare la forma. Ricalcare, rifacciamo. Sì. Ah, un altro materiale, ecco, man mano mi sbucano i materiali, un filo da pesca. Perché il filo da pesca? Perché una volta che sarà appesa, che saranno tutte appese sul gazebo, ma tanto poi... Dentro.
dentro, vabbè, sopra, dentro le mettiamo. Per dentro, sì. Certo, per dentro. Vabbè, comunque. Sopra no, vabbè, dentro, sopra, ok. Sopra la nostra testa. Ecco, perfetto, così non ci sono... E filo da pesca perché è trasparente, come state notando, e di conseguenza non si vede, quindi sembreranno che le nostre margherite stanno sospese così all'aria, ecco, che altrimenti a mettere lo spaghettino era una cosa un po' antiestetica e diciamo dà l'effetto che c'è ma non si vede e quindi crea questo gioco di fantasia di... non lo so. Detto questo, la mamma continua imperterrita a tagliare margherite. Quante erano queste qui? Le 24. 24, giusto? Un foglio ne ha date 12. Sì, un foglio grande così come vi abbiamo fatto vedere. Abbiamo preso non un bianco ma un color panna, è questo, giusto? Sì. Però altrimenti poi... sarebbe stato troppo artificiale. Poi vabbè ragazzi, in base a quello che scegliete, il tema che scegliete, comprate il panno Lecce, tanto ci sono in tutti i colori, giusto? Lo provate. Anche glitterato volendo. Sì. Non abbiamo preso glitterato perché in genere rilasciano sempre i glitter e di conseguenza standoci il tavolo sotto dopo ci mangiamo i brillantini, non è il caso. Detto questo, continuiamo. Avanzamento, la mamma procede e mia sorella idem. Che cosa hai in mano? Vabbè, una margherita. Margherita, ci abbiamo attaccato le foglioline solo ad alcune. Così facci vedere un pochino. Sì, così facciamo un effetto con foglie e senza foglie. Esatto. Ve l'avevo detto che non erano pratiche della videocamera. Un attimo di blocco mentale. Esatto. Come hai attaccato le foglioline? Faccio le domande, va. Sì. Come ho attaccato? Sì, anch'io le ho attaccate, però... Le abbiamo attaccate con la colla card, come abbiamo attaccato il fiorellino centrale, il pallino. Sì, il pallino centrale, le foglioline le abbiamo messe una sì... Una no, perché faremo... Due. Faremo un gioco, una sì, una no e via dicendo. La mamma che cosa sta facendo nel frattempo? Sta bucando le margherite per metterci il filo dopo. Quello lì che abbiamo visto da pesca, giusto selvaggia? Esatto, qua no? Allora, come state bucando le margherite? Con una macchinetta apposita. Che fa il buchino? Adesso lo vediamo, allora. La mamma mette... Ok, sì, va bene. La pinzatrice mi sembra si chiama. È quella lì per fare i buchi per le cinte, mi sembra. Esatto. Una volta di qua, una volta di là e si buca. Anche perché ragazzi il panno Lecce è un materiale che è facilmente... che facciamo, insomma, ci si può fare tante cose, si può bucare, si può lavorare senza nessun problema e oltretutto, come state notando, vedete, qui c'è il buchino, man mano stanno facendo il buchino per poi dopo metterlo, spero sia a fuoco, per poi dopo mettere il filo da pesca. Comunque vi sto dicendo, il panno Lecce è un materiale che si adatta a fare un po' tutto, vero? Sì. Oltretutto non è un materiale che si rovina, è un materiale ben rigido, quindi non vi si ammosciano le cose che fate. È malleabile. È molto malleabile, brava, non mi viene il termine, mami.
Hai visto che sto stando davanti a una telecamera? La metteremo a fare i filmati, tu farai i prossimi filmati delle recensioni e delle collaborazioni. Okay. E selvaggia? Niente. Art Attack. Quindi abbiamo fatto tante margherite che sono sempre 24. Sempre 24, mamma sta... Ah. Sempre a buca di margherita. Mia sorella fa le piccole rifiniture. E siamo pronti, facci vedere la tua margheritona, e siamo pronti poi per vedere il risultato finale. Tanto adesso penso che andremo fuori alla terrazza perché il caldo pian piano sta scemando, sì. E quindi possiamo accedere alla terrazza senza scottarci la testa e tutto il resto, perché quanti durante il pomeriggio è una cosa bestiale, però man mano che arriva la sera va bene. Che belle! Dal vivo sono stupende, non so in videocamera come appaiono, ragazzi, però dal vivo sono spettacolari. Come le facciamo? Belle, belle, sì, proprio. Dai. Ottimo lavoro, ragazze. Ottimo. Grazie. Ottimo lavoro, operai. Grazie, grazie. Mi ci includo anch'io. Sono arrivati in terrazza, il sole è ancora bello alto, però dettagli. Vedete, si esce qui fuori dal balconcino mio, si sto con il cavalletto in mano perché adesso lo posizionerò da qualche parte, così mentre attacchiamo il tutto... Siamo più comodi, margherite sul tavolo. Sì, vedete, la tovaglia è tutta con le margherite, quindi di conseguenza il tema non poteva essere margherite. Qui siamo in terrazza, vedete tutta la grande terrazza. Selvi, ciao! Questo è l'enorme gazebo, tanto vi farò vedere tutto quanto per bene dopo. Il tavolo già è messo, le sedie. Quindi adesso non ci resta che fare come si dice? Art Attack. Vabbè, ok, dettagli. Mamma mia, io sono veramente disagiata oggi. Però dettagli, come sempre. Adesso vedremo un po' la lavorazione. Voglio farvi vedere il gazebo, però oddio, il sole che mi sta a picco. Vedete, è gigante il gazebone che abbiamo qui sulla terrazza. Pian piano stiamo allestendo tutto per cominciare questa stagione estiva. Mia sorella è molto presa. Adesso gli andiamo a dare una mano, cavalletto lì, vi posiziono da qualche parte e vedrete tutta quanta l'operazione che abbiamo fatto. Lavorativi, stavo dicendo. I lavori. Ok, allora i lavori procedono bene. Guardate un po' che meraviglia dentro il nostro gazebo, che adesso provo a farvi vedere da lontano perché è gigante. Selvi, in compenso sei un esserino piccolo così da lontano. Vedete, qui siamo in terrazza da me, si sbuca, lì c'è casa, lì dentro c'è casa mia, ci giriamo qui e c'è questo enorme gazebo sulla terrazza. Guardate quanto è gigante. E sotto stiamo lavorando. Fra poco vedrete addobbati anche questo lato, quell'altro, quell'altro ancora e questo qui. Abbiamo un bel po' da fare, però dopo poi sarà un risultato fantastico. Le margherite, cosa stiamo facendo? Vediamo un po' le margherite sopra di noi. Attrezzando i pali. Allora, uno, due, tre e quattro. Quindi siamo in lavorazione adesso per tutti i pali del gazebo, che è gigante. Tutte le margherite attaccate sopra di noi, guardate che bello, poi col vento fanno tutto un gioco bellissimo, vero Selvi? Allora, vediamo però adesso cosa stiamo facendo. Ritorniamo ai piani bassi e soprattutto abbiamo fatto vedere prima le foglioline e il rotoloncino lì, colla a caldo. Eccola, siamo direttamente fuori dalla terrazza con la colla a caldo, tutto attaccato, tutto in maniera un po' accroccata, però possiamo farcela. Allora, stiamo facendo, aspetta Selvi che faccio vedere, vedete, stiamo attaccando con la colla a caldo sul rotoloncino tutte le foglioline, metri e metri di foglioline attaccate con la colla a caldo, e spiegaci un attimino. Allora, stiamo attaccando queste foglioline perché così si vede, insomma, un piccolo gioco, un effetto. Quando sta sui pali.
Esatto. Altrimenti solo il tulle non si sarebbe visto niente. Tanto il materiale l'abbiamo fatto vedere prima, quindi... Sì, è tulle di organza. Sì. Oppure solo tulle, in base a come vi spiega piace. Spiega tu in maniera più approfondita, perché io con base i materiali... In come vi piace, o come lo volete, o come lo trovate. Foglioline finte che vi abbiamo fatto vedere sì. prima. Noi abbiamo deciso di mettere le foglioline perché essendo un'ambientazione, come possiamo dire, floreale... La tovaglia testimonia. Margherite e fiori, foglioline, no, fiori. La tua custodia del telefono che fa da appoggio. Bene. E stiamo facendo tutta la metratura così, vedete, tutte le foglioline attaccate in maniera un po' disordinata, no? Sì, seguendo sempre uno schema. Ok, lo schema come lo stai facendo? Una fogliolina, una al centro. 2, 1, 2. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok. Esatto. Poi vediamo quanto ne servirà perché i pali sono belli grandi, vedete? Il gazebo è gigante, non so se rende dalla videocamera, ma è proprio grandissimo. E quindi noi attorciniamo tutto quanto intorno ai pali, ma poi vi facciamo vedere comunque sia. Non è una cosa difficilissima. No. Stiamo qui sulle sedie, tutti quanti, perché siamo solamente io e mia sorella, e mio e mia sorella, stavo dicendo. Sorella? Sicuramente, guarda, io e mia sorella, e quindi poi ci raggiungerà mamma, papà, il caos che regna sovrano sul tavolo, il mio telefono, il mio cavalletto, può sempre servire, e qui mia sorella che continua metrature e metrature con foglioline. Le ultime foglioline, quelle mancanti, con l'accaldo messa un po' così sulla terrazza, vedete? La mamma che è uscita fuori, ciao! È uscita fuori, da dove? Da casa! Ah, bello. Vedete il tutto che molto un po' così, diciamo, per terminare questi ultimi lavori sulla terrazza. Selvi? Sì? Tutto bene? Sì! Attacca le foglie imperterrita. Una fogliolina ti sei persa, anzi due. Guardate che bello il palo, cani di sottofondo che danno noia, ma dettagli. E questo è il palo, il primo palo fatto con le margherite dietro. Guardate che bello, sta avvenendo una terrazza veramente fenomenale, ad hoc. Questo primo palo e tutte queste foglioline l'abbiamo intrecciato tutto intorno, abbiamo fatto un nodo inizialmente, tutto intrecciato intorno, vedete, tutto intorno stanno le foglioline, girano proprio a 360, fino a giù, che poi è stato ribloccato con un altro fiocchetto. Quindi tutti e quattro i pali del gazebo gigante, che vi faccio vedere da lontano quanto è grande, verranno ricoperti di foglioline, tulle si chiama? Sì. Tulle, che è... su un dorato, però non si nota tantissimo, ma non fa niente, comunque stanno bene sul grigio, e faremo quello, tutti e quattro gli angoli, insomma. Una fogliolina. Sì? No, senti, che ne dai in più. Ti riconsegno la tua foglia. Mami, ti piace come sta avvenendo tutto il lavoro? Sì. Una terrazza quest'anno proprio... Chic. Chic. Guardate le margherite che belle, praticamente si arriva sulla terrazza e ti ritrovi tutte queste foglie attaccate qui sul lato, poi su tutti gli altri tre. Qui mia sorella ricomincia il sistema che già abbiamo visto prima, giusto? Sì.
Cioè, niente di diverso. Giornale di protezione per non rovinare la tovaglia che ci ha dato spunto per tutta questa meraviglia. Certo. Giusto? Scacchiamo tutto da là. Sì, E quindi questa è tutta la terrazza. Poi penso porteremo su il barbecue, il fornello e la friggitrice. Poi vedremo un attimino. Comunque organizzeremo. E certo, dobbiamo bisbocciare, no? Giusto? Poi qui organizzeremo un qualcosa, penso. Non lo so, probabilmente quando saremo qui fuori vloggerò qualche giorno, quindi vedrete qualcosa. Ma anche questa sera vedrete qualcosa. L'inaugurazione di questa prima serata. Metteremo qui i nostri show. No, come si chiama quelli che si mettono per l'inaugurazione? Il nastro rosso, qualcuno toglierà e si accede alla terrazza. Che guardate, abbiamo tutta quanta pulita ieri con il tubo che sta qui. Vedete? Abbiamo tutto quanto pulito. Abbiamo. Cosa? Sì, adesso vengo io. Vedete, tubo, qui abbiamo tutto un angolino, però non possiamo lavare i piatti fuori perché l'acqua viene solamente fredda, se no avremmo fatto stile campeggio, giusto mami? Sì. Ci saremmo trasferiti qui fuori del tutto, in tutto e per tutto. In tutto e per tutto. Poi vedete, qui si vede dalla terrazza, si vede l'entrata del cancello di casa e tutto quanto, insomma, solito. È proprio bello questo parco, proprio bene bene bene. Bello. Vi piace? Fateci sapere sotto con un commento cosa state pensando di tutto ciò. Ovviamente anche un like se spolliciate per questo filmato se vi sta piacendo come idee. Realizziamo i vostri giardini. Certo. Giardinaggio fai da te. Pronti per l'aperitivo, ormai è tutto sistemato, è sbucato il papà che sta accendendo per le zanzare lo zampirino qui. Come si chiama? Zampirino? Vabbè, piccolo zampirino. Aperitivo a base di salame, formaggio, noccioline, allume di candela, tortiglia al formaggio, tutti pronti, la mamma che sta arrivando con il pane. Siamo pronti per inaugurare questa stagione estiva? Sì? Sì? Papà vedi, sta accendendo tutte le cose per zanzare. Filmatino vi è piaciuto di creatività eccetera, lasciate un like, fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate della terrazza, tutto quanto sistemato per bene e via dicendo. Ieri sì, effettivamente abbiamo fatto la prima inaugurazione della stagione estiva e fatemi sapere comunque cosa ne pensate, se anche voi avete uno spazio a casa all'aperto, mi prude il naso, non lo so perché, se anche voi avete uno spazio dove avete sistemato tutto quanto in modo carino, fatemi sapere sotto nei commenti tutto quanto. Con questo è tutto, tutto, tutto. Ovviamente non dimenticate di iscrivervi al mio canale, come ovvio che sia. Io vi mando un bacione super mega enorme e ci vediamo alla prossima. Ciao!